Benvenuti su Thanks to Forex. Affrontiamo oggi un argomento introduttivo, cioè il cosa potrai ottenere dal Forex. Non posso fare altro che anteporre a tutto il mio esempio. Personalmente ne trago immense soddisfazioni, non solo di tipo economico, perché realmente non concepisco il Forex come un'attività o un lavoro, bensì come una vera e propria passione che mi porta sinceramente e certamente a risultati insperati dai più e forse migliori da chi alla fine del mese deve introitare per forza per darne conto a terzi. E i miei conti li faccio solo con me stesso. E per questo motivo a chi mi rivolgo? Beh, in effetti le persone a cui mi rivolgo sono quelle persone che, come me, non svolgono questa attività come professione primaria, sia che si tratta di neofiti, cioè che persone che non hanno mai sentito parlare di Forex, o sia trader delusi come me negli ultimi 19 mesi. Cosa è successo 19 mesi fa? Cercavo informazioni sul Forex, ho digitato sul magico Google la parola magica e ho trovato centinaia di migliaia di siti che affrontavano la spiegazione. Adesso quel numerico è salito a circa 400.000. Quindi mi immedesimo un pochino in te, so cosa provi, ci sono passato anch'io nel 2011, ma fortunatamente eccoti qui a leggere ed ascoltare in cosa consiste il mio originale ed unico percorso. Cosa potrebbe rappresentare per te il Forex? Beh, sicuramente potrebbe rappresentare l'apertura di un portale verso un mondo nuovo, verso un vero e proprio business, un vero e nuovo capitolo della tua vita. Ma ti consiglio di rimanere con i piedi per terra, non vorrei illuderti con false speranze. Questo del Forex è un mercato molto selettivo. Pochi vi guadagnano, ma vi guadagnano molto bene. Ricorda che il Forex è studio, nessuno ti regala nulla, dovrai almeno per le prime 6 settimane studiare, dopodiché potremo finalmente conoscerci privatamente. Il Forex è disciplina, il Forex è autorealizzazione pura, Forex è dedizione, Forex è meritocrazia totale. Chi meritocrazia intende dire e chi ha le capacità di poter fare guadagni ne fa, altrimenti si soccombe. Forex è lottare contro se stessi, la parte peggiore di noi stessi, che ricerca la bramosia del denaro, ricerca avidità. Combatteremo quotidianamente contro la peggior parte di noi stessi. Per questo il Forex è anche autocontrollo, diventeremo delle persone migliori in quasi tutti i sensi. Forex è di stacco emotivo, impareremo a non fare del Forex un qualcosa di primario, lasceremo a margine, come si può dire, lasceremo a margine il Forex e la sua operatività, a margine della nostra vita. Forex è un'opportunità unica, quella che ti sto dando io con la possibilità di far parte del mio team. Pensa un attimo come potrebbe essere la tua vita, come la desideri che sia. Ti lascio qualche secondo per pensarci. Pensa ai tuoi desideri, cosa vorresti realizzare? Ok, tutto quello che hai pensato potresti tranquillamente realizzarlo. Se sai di poter essere diverso dagli altri, devi solo dimostrarlo, dapprima a te stesso e poi a noi, come con l'azione. Azione che significa? Innanzitutto comincia a leggere attentamente l'ebook gratuito che trovi sulla homepage del nostro sito thankstoforex.com. Tramite questa guida semplice di 25 pagine capirai da subito se questo tipo di mercato potrà fare al caso tuo e viceversa se tu potrai fare al caso di questo mercato, scusami. E qualora fosse, preparati ad una valanga di emozioni e soddisfazioni familiari, emotive, economiche ed autorizzative.
Infine, se ritieni di poter investire poche decine di euro per avere la possibilità di guadagnare in pantofole da casa con un PC connesso, dedicandoci appena 30 minuti la sera, dalle 22:30 alle 23, beh, allora penso che tu possa procedere e andare oltre. Altrimenti, lascia perdere, lascia stare, perché sono sicuro che non è adatto a te questo mercato e dovrai cercare qualcos'altro nell'oceano di fregature legalizzate in internet. Auspico che veramente tu possa cogliere questa opportunità e ti aspetto nel mio sito. Ciao, ai locutori.